Buon pomeriggio a tutti. Come potete ben vedere, non abbiamo delle facce felici perché questo aggeggino, a me personalmente, mi ha tolto 10 anni di vita. Allora, farò un video a parte solo per questa storia, ma vi do un'introduzione perché ha avuto effetti su questo video che andrete a vedere. Giorno 17 di luglio siamo andati fuori porta a registrare. Ed era venuto pure un video carino per quanto riguarda gli anni della nostra infanzia, giusto? Giusto. Avevo messo tutti i dati qui dentro. Praticamente, questo hard disk, io avevo iniziato a montare il video di Gimplotti, funzionava tranquillamente. Dopo 2 ore Quasi l'ho sempre. rimesso nel mio computer e non funzionava più. E dati di hard disk danneggiati, ne ho recuperati tanti, finché il danno è inerente per chi è un, diciamo, esperto di informatica, ne capisce un pochettino, quanto è un danno nel file system. Questo non è un danno per quanto riguarda il file system, è un danno di sicuramente di fabbrica. L'azienda che lo produce mi ha garantito che molto probabilmente riusciranno a salvare i danni. A chi dobbiamo ringraziare per questa cosa? L'azienda che lo produce? Nope. Amazon. Quando io contattai l'azienda che lo produce, loro mi hanno detto: questo disco era già stato rimandato indietro da un altro cliente Amazon perché era difettoso. Loro me l'hanno venduto, io non sapevo questa storia. E dopo 3 settimane è passata a miglior vita. Detto ciò, per quanto riguarda questo episodio di Anime della nostra infanzia, noi abbiamo fortunatamente salvato da un'altra parte la parte finale, Cioè cioè quella relativa al quiz. al quiz. Anche perché, ed è stata una fortuna, anche perché non potevamo rifarlo, perché le domande le avevamo già fatte. Quindi la parte relativa al quiz sarà diversa da quella che vedete qua, perché avremo diversi vestiti. Quella parte è, diciamo, originale di giorno 17, che era un venerdì. Quindi vedrete un video in cui noi abbiamo due, diciamo, situazioni, diciamo, vestiti, come siamo disposti, diverse, per questo motivo. Qualora l'azienda che produce questo hard disk riesca a recuperare i dati, ricaricherò questa puntata come deve essere fatta. Adesso è tutto nelle tue mani. Bene, la puntata che avevamo appunto girato era dedicata a una delle opere più famose e celebri di Rumiko Takahashi, Ranma, che è appunto il protagonista di questa puntata, è stato uno dei manga più venduti al mondo. E si tratta di un'opera del 1987 e si suddivide in ben 161 episodi, e 11 avvii e ben 3 film, proprio per non farci mancare nulla. Sigla! Io mi ricordo quando ero ragazzino, avevo circa boh, 8 anni, 9 anni, ho fatto un programmino, il mio primo programmino scritto in Pascal, che semplicemente raccoglievo diciamo, i testi di molte canzoni. Mi ricordo che ho messo pure questo Molto testo. carino. Che ti ho detto il Pascal. Non è un programma, è un linguaggio di programmazione il Pascal. Ah, il fu, Mattia, ma c'è ormai non c'è più, non si è evoluto, il fu Pascal. No, in realtà è il Turbo Pascal, della Borland. Turbo Pascal 6, mi ricordo, quella era un versione. Wagner Mais. Non ci vanno più. Cioè io già a 8 anni io programmavo. Io guardavo i fu. Anch'io. Io l'amo guardato quando avevo 6 anni, figurati. Ma ero piccolino pure io. Sì, ma il tuo essere piccolino è diverso dal nostro essere piccolo, almeno già, il mio. sì, ero ancora più piccolino. Sembra una Stiamo storia registrando. stramba, eppure questo è Ranma. No, odiamo la sigla lunga. Ma perché vorremmo sempre? No, ho capito perché La vorremmo. sigla. Ah, perché loro Prende effettivamente latina. non lo No, sai. Ma come fa la classica sigla prendo degli spezzoni dei. invece è carina così. È più. Bene, dunque, innanzitutto per poter iniziare a parlare di
RAM e 5V dopo, esatto, diciamo, no? E 5... Iniziamo con V, ovviamente, che è RAM. 10. Allora, chiaramente il protagonista è RAM, o RAM mezzo. RAM è un giovane esperto di arti marziali che insieme al padre, fin da piccolo, erano partiti dal Giappone per allenarsi, diventare un ottimo maestro, cioè un ottimo esperto di arti marziali. Anche perché Ramma è promesso sposo a uno dei migliori, alle figlie di uno dei migliori amici del padre. Stavo dicendo. È promesso sposo al migliore amico. Sarebbe stato un po' più interessante. Scegli Ramma. Scegli solo. Potrebbe anche essere. Adesso lui è mezzo Ramma, quindi ma infatti hanno spoilerato che ora pian piano Ramma è promesso sposa a una delle tre figlie del migliore amico di suo padre, Gemma Sautome, che è il padre. L'amico Son Tendo e le tre figlie sono Nabiki Tendo, la figlia 17enne, poi abbiamo la più grande che è Kasumi e la più piccola che è Akane, 16 anni. Akane. È una parola unica, non è Akane, quella no, è romana. Quella è romana, no. Io quando ero ragazzino, ma anche tuttora che sono un ometto, io ho sempre voluto cavare a Nabiki, cioè Nabiki era il mio sogno erotico. Il T-Rex come te. Spilorcia. L'avidità faccia spilorcia, una che ci pensa alle cose, una che fa le cose con cattiveria. Strategie. Proprio. Quindi Akane è la più piccola di queste tre figlie. Bene, ovviamente abbiamo parlato del Wu che è Ramma, dobbiamo introdurre necessariamente anche il Watto perché sono molto concatenate le cose. Dunque appunto Ramma. Cioè tutta la vicenda ruota tra continui fraintendimenti, parodie delle arti marziali, continui tentativi di Ramma di tornare un ragazzo normale. E questo perché? Ramma è per metà donna, cioè per metà ragazza. Sì, ma diciamo, spieghiamo questa metà. È letteralmente. Non è una metà fisica. Cioè, non è che c'è una tetta, sì, una metà, no. Perché Ramma, se bagnato con dell'acqua fredda, si trasforma in una bella donzella, dalle tette belle, dal seno bello e prosperoso. E non solo? E dal codino, cioè dico codino rosso, dalla treccia. La ragazza col codino, come dirà Tatewa Kikuno. Che si innamorò. No! Perché sapevano che era la ragazza col codino. No, perché... sono maior. No, quelle sono altre cose. Quelle sono irlandesi, vai avanti. Ovviamente, Lady perché... Boys di Bangkok. È conosciutissima. E lui è conosciutissimo a Bangkok. Per questo motivo. No, ma perché tu... Hai visto il film, quello che in Italia non è chiamato Una notte da leoni 2? You in Bangkok, sweetie. That's the reason they don't call him Bangkok. Oh! Perché lei si aggancia al fatto che in inglese cock significa c***o. Comunque, perché? Perché Ramma, mentre era col suo paparino per decelebrato totale, mentre si trovavano in Cina, sono caduti in delle sorgenti un pochettino maledette. E mentre si trovavano per allenarsi, nonostante avessero una guida che gli spiegasse determinate cose, e proprio in quel momento gli stesse spiegando che non bisognava assolutamente cadere nelle sorgenti. Un'altra guida con un quiziente intellettivo pare a quello del coccodrillo. Fatto sta che nel momento in cui dice di non cadere nelle sorgenti, Ramma cade nella sorgente in cui annegò una giovane fanciulla, del motivo per cui si trasforma in una ragazza. Che padre. Che perché come altri personaggi è andata anche molto peggio comunque. Tipo, vabbè, a parte suo padre che appunto è caduto in quella dove ha annegato un panda, quindi lui si trasforma in un panda. C'è Ryoga, che è un altro dei personaggi a cui comunque io sono abbastanza affezionata, che mi fa troppo ridere, perché gioia. E fa tenerezza quando lui si perde così in un bicchiere d'acqua, non riesce ad orientarsi comunque, zero completo. E si trasforma in un tenero maialino nero. Che tutti vogliono cucinare, non si è capito che ogni volta... È un maialino. Tutti quanti. È tipo quello di Nebro. Sì, ma c'è, esatto, un foulard. Scusami, non vedi che c'è un foulard? Vogliono cucinare con tutto il foulard. Allora, io ho tre commenti, che sono ben dimentico. Ok.
Punto 1, yoga. Ah, sei della famiglia Tendo? No. Tendi a dimenticare. Wow, 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 wow. Oh, la Cina. Sì. Che è uno stato bellissimo, è enorme. Sì. Con tutti i chilometri e chilometri. No, una trentina. No, quelli di là di Holly e Bench, un altri chilometri. Sono i chilometri quadrati, stavo dicendo. No, pensavo chilometri zero. No, i chilometri quadrati di terra. Ma perché devo andare ad allenare e non ci sono le sorgenti di mare? Perché era più bello, perché era più complicato, perché loro avevano i bastoni di legno. Certo, i bambù loro saltavano. Bambù, scusa. E siamo in Cina, ho dimenticato. Cioè, ha già parlato di panda e tu parli di panda, madonna. Però appunto... L'ultimo commento, erano tre, questi sono due. Il terzo, scusatemi, cioè... No, questo è un commento veramente. E devo dire una cosa, che yoga... Non è caduto come loro in maniera accidentale. Beh, è vero. Diciamo, questo diciamo introduce perché c'è l'astio che ha yoga contro Ramma. Perché? Perché involontariamente lui seguendoli, lui è stato spinto ed è finito nella sorgente. Quindi poi ha cominciato a seguire Ramma e suo padre perché voleva vendicarsi, chiaramente. Perché, scusami. Però non ha impiegato anni a trovarli, per quello è un altro discorso. Perché appunto lui e l'orientamento hanno un ottimo rapporto. Cioè Ryoga sta a sfruttare il fatto di essere tenero e coccoloso. A suo vantaggio! E certo, un maialino tenero e coccoloso, ovviamente. Ma il maialone ha l'ammirazione di tantissime ragazze. Tra cui Akane. Ma secondo te? E tra l'altro. La morte si strusciava. Cioè, prendo male. Io l'avrei fatto. Cioè, io la prendo male. Sicuro che lo è ovvio, cioè. Ryoga, sei un porco. No, non fai benissimo, io l'avrei fatto. Ora, infatti, ora cerchiamo un po' di spiegare meglio le vicende tra Akane e Ramma, anche perché inizialmente Gemma Savotome e Ramma si sono presentati presso la casa Tendo. In realtà non avevano le loro sembianze, cioè le loro reali sembianze, avevano le sembianze da ragazza e da panda. Quindi loro che pensavano, attendevano questo promesso sposo, in realtà poi si presenta una ragazzina. Buona l'altra, buona sì. E infatti là assistiamo nel primo episodio a uno dei rari casi, rare eccezioni di Akane dolce e gentile nei confronti delle altre persone. Perché nei confronti di Ramma, ragazza, si dimostrerà molto gentile. Tanto che faranno anche un duello, li metteranno a fare arti marziali insieme, verrà battuta e gli dirà: ah, meno male che mi hai battuto, tu che sei una ragazza non avrei mai potuto sopportare di essere battuto da un uomo. Vabbè. E lui, zitto perché non volevo dire niente. Poi nel corso della puntata si scoprirà che appunto lui in realtà è mezzo ragazzo e mezzo ragazza. E proprio per questo motivo Nabiki e sua sorella Kasumi troveranno la scusa per affidare, diciamo, lasciare... Sì, mi butto l'acqua. Non divento femmina. No, penso che mi dico. Visto, non divento femmina. Quindi non è che mi tocchi, non mi toccare più. Beh, tu non diventi femmina, sei femmina. Gocciolando acqua. All'interno. Ma mi toccare più. Sì, dentro. Che mi tocca, dice il mio che sono femmina e mi tocca. Basta, cioè. Comunque, Kasumi e Nabiki usano la scusa. Vabbè, a te non piacciono i ragazzi, Ramma lo è solo per metà, quindi perfetto, a posto. Magari, quindi... magari lui poteva fare di giorno, stava di ragazza, quando lui andava a dormire si metteva il cosino, l'acqua calda, ed andava a dormire e lei lo godeva sempre con te. Quindi diciamo che dalla prima puntata sappiamo che, cioè, Ramma e Akane sono i famosi promessi sposi. Fondamentalmente non diranno quasi mai, cioè non ammetteranno mai di avere dei sentimenti nei loro confronti, cioè uno nei confronti dell'altro. A 16 anni, ma... stava alla Garigoshi. Solamente nel manga ci sarà tipo una pseudo dichiarazione verso la fine, e poi si parlerà anche di un matrimonio effettivo, e poi decideranno di sposarsi, però poi ovviamente arriverà il caos, sempre, ci sarà sempre una, magari un altro evento, un'altra occasione di creare magari confusione. Che tra l'altro, una cosa che vorrei precisare, io una volta mi sono, quando ero ragazzino, mi chiedevo, ma perché Ryoga dice, ah, io ho una vita impossibile, divento maialino? Perché non, quando senta maialino, non si bagna con l'acqua calda? E cioè, solo per questa risposta, solo dopo 30 anni, perché poi rivedendolo da grandicello, Ramma e suo padre, comunque,
possono muoversi. Possono muoversi e farsi l'acqua calda. Ma il Maier, lui con i zoccoletti dei denti. Stessa cosa per tipo mousse o shampoo. Però appunto, visto che voi avete nominato shampoo e mousse, dobbiamo chiaramente poi introduciamo qualche altro personaggio, visto che ce n'è un'infinità. Dobbiamo per forza nominare shampoo, visto che shampoo è stato uno dei personaggi forse più amati della serie, perché era proprio una delle shampoo più belle. Ed era cinese. Cinese bellissima, sbasba. È una delle più forti, tra le ragazze la più forte in assoluto. Parlavo con elle. Shampoo. Ma perché il direttore del doppiaggio ha voluto mettere questo stereotipo? Ah, credo che ci fosse anche in lingua originale. Sì, vabbè, c'è in giapponese. C'era anche in inglese la cadenza del doppiaggio di shampoo. In giapponese hanno il problema dell'aereo, quindi non capisco come è possibile che ci sia questo modo. No, perché il fatto è loro è come quando fanno le cose in inglese, c'è uno scozzese. Inglese contro gli scozzesi, scozzesi contro gli scozzesi. Come gli inglesi e gli scozzesi, o gli gallesi e gli scozzesi, o i giapponesi e gli scozzesi, o gli scozzesi e altri scozzesi, dannati scozzesi, hanno distrutto la Scozia. Vabbè, oltre comunque shampoo. Ti stai zitta, vai a parlare, rompi c***o. Non è vero, non è vero. Ho fatto. Ci sono i video, io l'ho sentito. Niente, è rimasto traumatizzato probabilmente. Dannati scozzesi. Come accendo sardo. Un accendo dei Simpson. Ma la possiamo fare completare? Sì. Perché ancora devi fare tipo. Ancora devi fare dove e quando ancora. Cioè, ti rendi conto? Io mi metto stand by. Sì, vabbè, mi fa l'offeso. Comunque, la menzione onorevole va appunto shampoo come la più gnocca e la più forte delle ragazze presenti in là. E si trasforma in un tenero gattino che lei vorrebbe approfittare di questa cosa nei confronti di Ramma, visto che lei vuole conquistare Ramma a tutti i costi, solo che Ramma purtroppo ha una fobia totale, assoluta per i gatti, quindi questa cosa a shampoo non gioverà per niente, mentre essere un maialino nero per yoga gioca. È un vantaggio. Invece per Mousse lui è sfigato sia da normale che da oca, quindi... Esatto, un oca con gli occhiali. Lui appunto è mio, non ci vede proprio completamente. Perché tra l'altro, una cosa che voglio aggiungere e poi speriamo ti facciamo continuare in pace. Diciamo, inizialmente, diciamo, nelle situazioni di vita esistono i triangoli, cioè io a me piace quella qui piace non, a tizio. Qui non esistono triangoli. Qui esistono esagoni, ottagoni, tutto c'è. Come lo spiego? Proprio non uno scarabocchio, proprio prendi, che ne so, i nodi dei capelli. Quella è la situazione. È un mappazzone. E questo è un boazzone, fratello gemello del mappazzone. Un mappazzone. Giusto. È un mappazzone. Anche perché, cioè, ci sono personaggi come Tatewaki Kuno o sua sorella, Kodachi la Rosanera. Che entrambi fanno 20... percento di cui esatto proprio in due, evidentemente proprio anzi in tre perché col padre esatto ma 25 di cui l'antagonista diciamo per eccellenza sarebbe Apposai, che è un vecchietto potentissimo, stato maestro tra l'altro anche dei genitori del genitore di Ramma, ma anche di del padre di Akane, scusami, sì, del padre, padre di Akane, sì. Però appunto ha il vizietto, ha un piccolo vizietto che è quello di, a parte che lui si carica proprio di energia, cioè tira energia dal abbigliamento intimo femminile, cioè mutandine, reggiseni, lui va in giro per la città a rubarli. Cioè, ma proprio si vede che proprio lui li ruba. Ramma, o a casa delle ragazze, o proprio mentre sono stese, lui si raccoglie. E Ramma in più di un'occasione lo blocca con maltotto. Chiunque. Ramma, la cane, le ragazze nello spogliatoio. Tutti. Allora, lui appunto Shampoo, è uno dei personaggi più forti in assoluto, però contro i gruppi di ragazze che gli vanno dietro per... farlo fuori. Mentre... per quanto riguarda il Wen, non è abbastanza specificato, però credo sia ambientato comunque nell'epoca attuale in cui è comunque uscito. Secondo me è contemporaneo, si è contemporaneo all'uscita dell'opera. Ci sta. Però sì. Il Wen
è ben preciso. Vuoi un massaggino? No, cioè, io cioè, so. Ci portiamo uno, so, un mojito. Poi dici che vi interrompo, sono nelle retrovie. Ma non puoi non interromperla, cioè, ma anche io stesso. Possiamo non interromperla tu? Da qua? Sì. Vabbè, ci provo. Prego. Però appunto, il where è ben preciso, perché il tutto si svolge a Tokyo, in un quartiere ben preciso che è il quartiere di Nerima, lo stesso quartiere dove si svolge anche Doraemon. Infatti, è questo... Ci sono spin-off di loro stessi? E questi... Cioè, vedete, il Doraemon, e mentre c'è Doraemon c'è Ranma, e poi nel frattempo che c'è Ranma c'è... Onizuka che sta che ha Shonen che fa Yonibaku che picchia i ragazzi? Potrebbe essere, anche perché Doraemon compare in... Dove? In Ram. Compaiono i personaggi, te lo giuro. Questo fa parte delle trivia! Ci sono alcuni personaggi di Doraemon che compaiono. Oltre a tantissimi riferimenti sempre ad altre opere della Rumiko Takahashi stessa, come la Mu, ad esempio. Oltre al fatto che Shampoo praticamente è ispirata totalmente a Lamu. Ah sì? Sì, sia per l'aspetto fisico che anche per il carattere. Oppure l'episodio in cui appunto la ragazzina Azusa traveste è quella appunto che salutava, dava un nome ad ogni oggetto che rubava, perché fondamentalmente lei ha questo piccolo problema di cleptomania, esatto. Aiuto. E poi deve per forza affidargli cioè dargli un nome francese, perché questa ragazzina fissata con questi nomignoli francesi ruberà, diciamo, rapirà tra virgolette Gemma versione panda, che costringerà a vestirlo come Oscar, come Lady Oscar, e gli darà questo nome Oscar. E questo è un omaggio dell'autrice a alla Ikeda, che è l'autrice di Lady Oscar. E questo penso che sia abbastanza sufficiente per quanto riguarda tutti i vari camei che ci sono all'interno. Poi ci sono altre curiosità. Volevo appunto parlare del fatto che uno dei problemi di Ranma è che l'anime non ha una fine. E tra l'altro il fatto che abbia 161 episodi e poi dopo questi 161 episodi tu aspetti che succeda qualcosa, alla fine rimani fregato, sì, ci rimani male, perché poi cioè, l'anime si conclude con l'incontro con la mamma di Ranma, però non è il vero finale, noi aspettavamo tutti quanti qualcosa di più dopo 161 puntate di... E che cacchio, cioè, scusami, a cane, Ranma, fate qualcosa! Cioè, niente. Proprio, fate qualcosa! Cioè, esatto, fate qualcosa. In tutti i sensi! E poi alla fine ci si rimane male. Poi nell'anime sono state portate delle modifiche, hanno allungato, cioè, episodi, comunque vicende che nel manga erano trattate magari in maniera molto più rapida, anche per parlare di cose più importanti. Nell'anime l'hanno allungata in tipo più episodi, ad esempio nel caso dell'episodio della sorgente della Volpe Rossa. Altro? L'ultimo... Trivia riguarda il doppiaggio, perché non so se tutti si sono mai resi conto, accorti, oppure ha dato abbastanza fastidio questa cosa, a me un po' ha dato fastidio, è il fatto che da un episodio poi all'altro bruscamente cambia tutto il doppiaggio. Io da ragazzino non me l'ero mai accorto, però quando cambio il doppiatore in Star Trek me ne accorgo subito. Beh, questo perché? Beh, che è successo con questi doppiaggi? Allora, questo il doppiaggio... Diciamo che appunto che l'anime è stato distribuito da Dynamic Italia e anche dalla CRC Roma. Inizialmente si occupavano solamente la Granata Press e la Dynamic Italia, e questo riguardava i primi 50 episodi. L'hanno gestita tra Granata Press e Dynamic Italia, che hanno mantenuto lo stesso staff, quindi il doppiaggio era uguale. Poi, in realtà, dal 51esimo episodio fino alla fine accade quella cosa strana che una parte di episodi, dal 51 al 125, è coperta dallo staff della Dynamic, che ha continuato ad avere lo stesso staff, quindi stesso doppiaggio, mentre quello della CRC Roma stravolse completamente lo staff,
e che tra l'altro è quello che è considerato come qualità inferiore, perché ci sono appunto dei problemi di adattamento, e il fatto è comunque le traduzioni come Okonomiyaki siano tradotti come crepes, e invece il nome di Cologne è tradotto come Colomba. Ci sono stati vari problemi, però fatto sta che è l'unico doppiaggio che riesce a coprire tutta l'opera. Ma altro da dichiarare? No, credo che possa bastare, credo. Che comunque... Iniziamo con le domande? Giusto, quindi è il momento del massacro. Bene, allora, ovviamente le domande le abbiamo, tra virgolette, pre-registrate per il problema di cui vi abbiamo anticipato all'apertura di questo video. Quindi adesso la magia accadrà. Quindi continuiamo con il quiz, perché abbiamo cercato di essere cattivi nel fare le domande. Abbiamo stato cattivi. O almeno ci abbiamo provato. Tuttavia, almeno 3 o addirittura 4 domande, lei già conosce la risposta. Quindi ci dobbiamo, diciamo, accontentare di quelle che abbiamo preparato. Con tanto love. Io direi di fare come sempre abbiamo fatto. Intanto ti ricordiamo che tu hai 2 aiuti. Grazie. Il 50 e 50 è il nostro aiuto. Non ti sto facendo le corna? Sì, ho capito. Ora sì. Non ti preoccupare, non c'è problema. Iniziamo sempre facendo una domanda da 1, da 3, da 5 punti. Poi se tu sei d'accordo, magari facciamo le domande che lei già conosce la risposta. E poi la fracassiamo con le altre domande. Già ho cominciato io. Quindi intanto... Con questa qua? Sì, subito. Che mi illudo, che posso farcela e poi mi massacra. Domanda numero 1. Da un punto molto semplice. In cosa si trasforma Muse? A. Gatto. B. Panda. C. Porcellino nero. D. Oca. D. Oca. È la tua risposta definitiva? Sì. La accendiamo? Sì. Ed è sbagliata. Perché? Scusa, che è giusta. Come è sbagliata? Perché che animale è? E io mi stavo avendo il dubbio che fosse tipo un'anatra, un cigno. Ragazzi, si è staccato il caricabatterio un secondo. Bella. Ecco, si è riattaccato. Hai visto? Ancora la spiga non ci abbandona. È con noi, no. E ci segue. Dai, facciamo la domanda da 3 punti. L'hai segnato? Sì, sì. Anche se pensavo fosse più potente il venerdì 13 del venerdì 17. No, per noi a quanto mai. Ah, evidentemente no. Questo ci facciamo questa. Fai. Vediamo. Non posso dare questo. Di chi è coetaneo Kuno Aristocrat Tatewaki? A. Kasumi. B. Akane. C. Ranma. D. Nadiki. Sai che non è facilotta questa? È da 3 punti e tra l'altro ho dimenticato cosa stavo dicendo. Ottimo. Allora, a questo punto se ci sono sia cane che Ranma non può essere né Ranma né cane. Perché? Puoi argomentare? Età. E qual è la loro età? 16 anni. Ok, quindi ti resta, diciamo, Kasumi e Nabiki. Suppongo sia Nabiki. Supponi sia Nabiki. Supposta per te. Ah, suppongo, perché comunque Ranma e... Suppongo. Allora, Ranma e Akane che hanno la stessa età dovrebbero andare nella stessa classe insieme. Quindi... penso sia Nabiki. Io dico Nabiki. Questo volevamo sentirci dire. Vabbè, a sentimento dico Nabiki. È la tua risposta definitiva? Sì, non penso abbia deciso. Ma la vuoi accendere? Sì. Ed è giustissimo. Entrambi hanno 17 anni. Esatto, Kasumi ne ha 19, se non ricordo male. E come hai detto tu, Akane e Ranma ne hanno 16. Andiamo con una da 5 punti. Ah, quindi questi sono errori. Dove ci ha sgamato per sbaglio? 5 punti. La classica domanda di cultura generale. Ah. Però facile, purtroppo. Però, siccome lei già l'ha anticipato, anche se noi l'abbiamo segnato come 5 punti, dovrebbe essere facile. Vediamo, vediamo. Sono curioso di vedere. Guarda, tra le seguenti affermazioni è vera. Non fare il mio stesso sbaglio. Okay. È vera. A. Posai ha meno di 100 anni. B. Obaba si chiama Colomba. C. Okay. Shampoo è giapponese. D. Muse è innamorato di Akane. Va bene, comunque facile. Lo so. Obaba è Colomba, che poi è Colonia. Obaba si chiama Colomba.
Cioè, tu ti stai buttando in questa maniera una domanda da 5 punti. Ma lo vuoi accendere? L'accendo. Apri la botola. Ed è... No, quello è un altro gioco. The Wall! Quella è casa libera. Non è The Wall, cioè è questa altra cosa. Ha fatto un gioco. La ghigliottina! Tra l'altro sono... Sì, è morto un altro videocamera. Non ce la faccio io. Ma da solo, ragazzi, l'ho visto che è tornato nella schermata così da solo. La telecamera. L'altra telecamera si è staccata da sola, ragazzi. Non è possibile. Oddio, ma che cazzo sta succedendo? Io voglio andare a dormire. Sono le 9:15. Guarda, le 9:15. Senza nessun avviso, non so. Voglio andare a dormire. E nulla sta funzionando. Perché? Perché? Ragazzi, avete sistemato? No, ti prego, non ascolti le domande. Ho paura per il telefono in realtà. Io non ho visto niente. Però dandomi segno questa domanda giusta. Comunque era giusta. Brava, era giusta. Risposta esatta. Era Obama e Cologna. E Colomba. E Cologno Monzese. Andiamo avanti con la prossima domandina. Ci vediamo questa che già lei la sa. Ah, questa qua. Eh sì, che dobbiamo fare? Da 3 punti, anche se non te lo meriti 3 punti. Ah. Come si chiama il padre di Akane? A. Son. B. Ono. C. Ryu. D. Hikaru. Ma perché? Questo non so, me la faceste da un punto. Siccome il nome di padre di cane non l'ho mai saputo fino a qualche giorno fa, quindi pensavo che tu non approfondissi questo aspetto. Invece sì, perché pensavo che quindi scontato. Qual è la tua risposta? Ma poi penso che lo dica, comunque sono un certo. È la tua risposta definitiva? Sì. Ma tu la vuoi accendere? Ha detto Ryu. Dai. Abbiamo sentito, ha detto Ryu. Non è vero. Allora, Son è il padre di Akane. Ono è il nome del dottor Tofu. Questo già Ono Tofu. Ryu è un nome di un personaggio di Ranma, ma onestamente l'ho dimenticato. C'è proprio Ryu. Sì, è un nome di qualcuno. Hikaru l'abbiamo preso a c***o. Chiaro? Dai nomi giapponesi random. Facciamo questa qua, dai, questa l'ho partorita io, la voglio fare anche se da un punto. Dai. Che noi che noi pensavamo che tu ne avresti parlato. In cosa consiste la tecnica finale della scuola Sao Tome? È da un punto. Ma scusa, ma sono a i punti. Questo già lo vedo più difficile rispetto a quelle. Allora, le cose sono così. Io Ranma non lo vedo da molti anni. Il nostro canone di valutazione è stato quello che noi ci ricordavamo, valori bassi medi. Quello che noi non ci ricordavamo, che trovavamo online, abbiamo dato dei punteggi medio-alti. Ok. In cosa consiste la tecnica finale della scuola Sao Tome? Perché se tu ti ricordi una puntata specifica, è quella, è facilissima. Vabbè. Mi devo ricordare quella puntata specifica. Io direi quella risposta. A. Il grande salto. B. La grande fuga. C. Pugno forte. Di teletrasporto. Dai, non puoi deluderci, dai. Questa me la ricordavo io, una puntata bellissima della città. In cui si scopre un nuovo aspetto. Allora, diciamo questa cosa. Io mi ricordo in questa puntata che Genma si prepara per giorni. Sì. Per giorni. Sì, ce lo ricordo. Nel parco giochi. Sì. Con la ruota. Me lo ricordo. Ripetete domani. Grande salto. Hai risposto. Grande fuga. Pugno forte e teletrasporto. Una cosa assurda. Dai, perdi un punto, male che va, dai. È che io mi ricordo due cose che mi ricordo, due puntate. Che sono il teletrasporto e la grande fuga. La fuga. Però non so quale sia, cioè non so se poi anche giusto mi ricordo. Buttati! Dai, è un punto. 100! Boh, non lo so, mi scrive teletrasporto, non lo so, dico teletrasporto. Quindi tu dici teletrasporto? Sì, anche se poi non si teletrasporto. È la tua risposta definitiva? Sì, io adesso,
Vabbè, faccio fuga, così. Non ho capito, ragazzi. No, beh. Quindi B? Sì, tanto è un punto. Grande fuga. È la tua risposta definitiva. Perché finché accendiamo... Porca miseria, va, l'hai indovinata! Io in teletrasporti volevo accorciare i tempi. È la grande fuga. Capito? La tecnica speciale della scuola Sao Tome. Allora, questa è da 3 punti, però potrebbe risultare leggermente complessa. Sì. Da quanti esseri è composta la trasformazione di Taro Collant? O Collant? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Io sono indecisa tra 2. Indecisa tra 2? Non ho capito. No, tra due. Tra due domande. Risposta. Cioè, tra due risposte. Ok, e sarebbero? Allora, io mi ricordo che è l'incrocio tra Anguilla. Gru è un altro. No, Gru è un altro. Aspetta, ti ricordiamo che hai due aiuti. 50-50. Se faccio 50-50 non hai detto mi lasciate 3 o 4. Che c'è? No. Dici? Mi devo fidare, ma mio padre tanto vale il rischio. Rischia. Allora, ragiono, cerco di ricordarmi da che cos'è questo. Tu hai detto anguilla e poi cos'è la gru? Anguilla, gru. C'è un animale di terra, suppongo, che non mi ricordo cos'è, tipo una specie di minotauro, che era un bue. Non lo devo dire io. Se cerchi la nostra approvazione, visto che noi... Non ti guardo perché sennò... La nostra approvazione non la troverai mai. Posso comprare i vocali in ogni caso. Non lo posso fare. Non ci arrivo con i soldi. Io non avevo niente. Perché sono. Allora, ripetetemi. Ricordiamo che lei ha fatto 45 su. La domanda è sempre quella. No, come è composta? Perché da quanti. Da quanti esseri è composta la trasformazione di Taro Collant? 2, 3, 4, 5. Questa volta sto facendo per te. Non mi guardate perché oh, non sono... Oddio, oddio. Beh, facciamo... Beh, dico 3. La 3. Accendiamo. Aspetta, no, prima. La tua risposta definitiva? No, scusami. Io dici sempre la tua risposta definitiva. Non lo so, cambio di nuovo, faccio 4. Sì, vabbè, gira la ruota. Contro una vocale. 4. È la tua... risposta definitiva? Sì, prima che cammina di nuovo. La vuoi c***o di accendere? Sei sicura? Sì, ho sbagliato stavolta. È giusta, mi purtroppo è giusta. La storia di Taro Collant. Ecco, spiegatemi altro, non mi ricordavo. Piccola curiosità, la storia di Taro Collant, o Collant, nasce... Poverino, spiegato anche lui. Nel suo piccolo paesino dove si trovava, più o meno, mi ricordo che aveva 2 anni o forse meno. Viene affidato ad Apposai dalla madre, che gli chiede di fargli un bagnetto e lui molto intelligentemente lo porta nelle terme maledette e lo immerge in quest'acqua. Giustamente quando esce trasformato. Come e questa viene? Era la gente maledetta di uno yeti. Ah, eccolo! Caduto in acqua con un'anguilla e una gru in mano a cavallo di una vacca o di un bue. Ecco, infatti, non ecco, è ben, a cavallo. Ben specificato. Quindi io non sapevo se voi intendeste questa cosa a cavallo, perché siccome... E poi sono tutte le creature. Vai. È difficile. Ok, non voglio consacrare, perché le cose le sto andando bene, vero? Qual è il numero dello shampoo che deve usare Ranma per far tornare la memoria da cane? Il numero dello shampoo che devo usare Ranma per far tornare la memoria da cane. Ti ricordi shampoo? Sì, me lo ricordo, ma non mi ricordo il numero. A 116, B 117, C 118, D 119. 118. Domanda da 5. Beh, in questo caso uso il 50 e 50 perché 5. Tanto uno vale l'altro, 6. Non ne ho idea. Vediamo questo due. Vabbè, sai tu. Mi fido di te. Togliamo la B e la C. Quanti sta? Quindi rimane 116 e 119. Dico 116. È la tua risposta definitiva. Anzi, scusami, lo faccio giusto la forma. È la tua risposta definitiva.
La accendiamo? Sì. Mi dispiace per te. Finalmente. Era lo shampoo numero 119. Okay. Correggimi se sbaglio. Invece il 110 era quello. Perché non avevo idea, non me lo ricordo. Che faceva perdere la memoria. Sì. Facciamo recuperare un punto. O questa o questa. No, no, facciamo questa. Dato che tu su GTO eri molto attento alle magliette del Great Teacher on YouTube. Mi sono vendicato. Però è da un punto, quindi è facile. Cosa raffigura la maglietta solitamente indossata dal preside della scuola, ovvero il padre di Kuno? Il preside Kuno, perché non so il nome. Una stella, una rosa, una barca, nulla. Niente, niente. È una maglietta tinta unica. Qua mi devi aiutare sul cassetto della memoria perché... Ha usato il 50 e 50, lo sei segnato nel cassetto della memoria. Io mi segno tutto, in questo caso sono troppo, perché l'ha fatto 45 con Pokémon. Allora. Ragioniamo. Tenere e pucciosi. Il preside veniva dall'America. Tranne i miei sottoaggi. Veniva dalle Hawaii e aveva la cosa, sempre la corona speciale hawaiana. Bellissimo, ma non è quello che stiamo chiedendo. Aveva anche la palma in testa. Sì, anche gli occhiali da sole. Rossi, tra l'altro. Sto pensando. No, quello del tipo... bordo rosso. Bordo rosso. Allora. Stella, rosa, barca o nulla? Stella, rosa, barca. Non le puoi scegliere tutte e tre, no? Non è una barca con un logo di una rosa e c'è. Ma lo so, non ci ho fatto caso. Forse pensavo di vacanze rosa, tipo la rosa, una barca e una stella. È la tua risposta definitiva? Sì, perché in realtà se mi metto a riflettere potrebbero essere tutte, perché non me lo ricordo. Quindi accendiamo il niente. Qua 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 qua. Stata frettolosa, poi è stato messo da un punto. Perché se tu ti ricordavi il nickname, diciamo, di sua figlia. Di sua figlia. Certo, io sapevo che era la rosa, però non so se in questo, cioè, aveva senso che lui avesse quella del... Non lo so se è una cosa collegata, ma questo era il tuo unico appiglio e questo per cui abbiamo messo da un punto. Comunque la maglietta di colore blu con una rosa azzurro, rossa, direi. Ah, una rosa rossa. Oppure una camicia sempre in colore dello stesso colore, sì, con sì, tante fiori. Infatti quella camicia era sempre tante rose erano. Sono sempre tante rose. O c'ho tante rose o ce n'è una gigantesca. Non ci ho fatto caso. È il suo simbolo. Questo è facilissimo, proprio da un punto, facilissimo. L'hai pure detto tu. In quale episodio si vede la mamma di Ranma? A. Primo. B. 34. C. 71. D. 160. La 160. È la tua risposta definitiva, l'accendiamo. Ci arrivo in brutto perché come flusso narrativo so che si vede alla fine. Quindi cos'è il tuo? Almeno no, questa l'hai fatta tu, questa è tosta, la devi fare tu, assume tu la responsabilità, di assume. Assume? Perché la... ma chi l'ha inventata questa? Io, lui. Vediamo. Qual è il nome, o comunque sia, qual è la tecnica che Ranma, ragazza, usa per sconfiggere Monsieur Piccolet? Poi metti tu un piccolo video di Monsieur Piccolet perché è bellissimo. Mentre si stellava la bocca. Sì, sai, è bellissimo. A. La tecnica del fulmine. B. La tecnica del gatto. C. La tecnica del gourmet del foie gras. Scusate. Del gourmet del foie gras. Odio il francese. D. Delle castagne. Perché lui la tecnica delle castagne la usa, non sono sicuro. Però col francese io credo che ci sia quella del fragù del foie gras. Però lui la tecnica delle castagne la usa, non so se è per questo episodio, in questo che contro di lui. Io mi ricordo che era molto più presa. Esatto, c'è anche tipo un allenamento, cose. No. Quindi le altre che avete detto qual erano? La tecnica del fulmine è quella del gatto. Del
gatto non saprei come, cioè o c'erano tanti gatti intorno al Ram per farlo impazzire. È capitato. Sì, esatto, quindi non mi ricordo se in questo contesto o no. Però io... Ah, una cosa che gli capitava se ci fosse shampoo nei paraggi. Allora, guarda, io siccome lui è francese, dico quello del fuoco. Allora, però... intanto comunque tutte queste tecniche esistono. Lo so che esistono sul Ram. Però non so in che contesto, siccome qua in contesto francese magari lui ha preso qualche tecnica... Francese, dici? Allora, può essere allora quella utilizzata da lui, da chiaramente dal tizio in questione, contro Ram. Non so se lui è effettivamente... No, ma lui non aveva una tecnica, lui aveva la bocca larga, che è una tecnica diversa. Strana, ma lui ce l'aveva tipo dalla nascita in realtà, quindi era tipo una deformazione. Parecchio brutta. Beh, tanto, che in ogni caso, loro hanno cercato di fare domande cattive per distruggermi fondamentalmente. Quindi va bene, li faccio distruggere, dico foie gras. È la tua risposta definitiva? La accendiamo? Sei sicura? Va bene. Io sono di là. Ragazzi, ci sta distruggendo. Non ci riusciamo a fare da. Ma lei deve diventare più cose francesi. È vero. Te l'avevo detto. Che più cose francesi? Devo mettere tipo le shot. Invece del le shot. Tu voglio far perdere i 5 punti, quindi vado con una domanda cattiva. L'escargou. E questa domanda l'ho fatta da io. Ok. Da qua? Sì. Ma voi non lo vedete mai da qua. Oh mio Dio, come si chiama il ristorante gestito da Shampoo e sua nonna? Lo so. Lo so. Dillo, che... vediamo. Allora, ci sono due modi. Pare che è Neko qualcosa. Neko Caffè. Oppure Cat Café. Se non c'è tra le risposte, tu perdi 5 punti. Non è vero, dai, che risposte che no, no, se non c'è, facciamo questo fatto. Ma è questo dove mi ci gioco la casa. Che vuol dire? Poi che tradotto letteralmente era tipo gatto, mammolone, una cosa del genere. Ah, alla fine qual è? Ma le possiamo leggere le risposte per gli amici da casa? A. Cat Café. Caffè. B. Chinatown. C. Ramen Caffè. D. Fried Rice. Comunque Cat Caffè. È la tua risposta definitiva. Di puttana, proprio polpettina hanno fatto. Ed è sbagliata. Si chiama Cat Caffè. Vabbè, la faccio io una difficile. Sì, infatti. Passiamo a cose che... No, io faccio quello. Cose che piacciono a me. Questa è la sua expertise. Ok. Come sai, a me degli anime piacciono tanto i doppiaggi e i doppiatori. Esatto. E questa domanda è l'esatto opposto di quella che mi avete fatto a me. Ricordiamo, la volta scorsa abbiamo citato Domitilla d'Amico. E Rossella Brescia. Rossella Cervo. Per lui era Rossella Cervo, due grandissimi doppiatrici. Quest'oggi parleremo di Ilaria Stagni, nota doppiatrice dei Simpson. Per lo più forse per le nostre generazioni, perché siamo cresciuti con i Simpson. Dei Simpson, non diciamo quale personaggio ovviamente. A quale personaggio di Ramma presta la sua voce? A. Anche se tranquilla. A. Akane. B. Nabiki. No, il computer ha invertito C con D e quindi mi stavo cascando. Ma che cosa sta succedendo? Io non ho capito. Perché allora, tutto si ribella? Beh, lo giuro, ragazzi, non stiamo scherzando. Ce lo faccio. Perché tutto si ribella? Cioè, non ho capito. Lo vedete? B. B. C. Cioè, anche per Pokémon c'è un sacco di cose, non volevo parlare. Oggi c'è il panico, ragazzi. Devo stare zitta. Non ce la facevo, scusate, ma è BC. Ragazzi, sta succedendo qualcosa, Enrico. Ripeto la domanda e le risposte. Vai a me a memoria. Non ti preoccupare, ignorerò questa parte di qua. Però non prendere i tassi, non mi scoppia il coppio. Ilaria Stagni, sì. Nota doppiatrice dei Simpson. Sì. A quale personaggio di Ranma presta la voce? Sì. A. Akane. B. Nabiki. C. Kodachi. D. Shampoo. C'è scritto C e me dici C.
Allora, cassetto della memoria. Allora, la cane, la Dicky, codace e shampoo. Aspetta. Allora, io so. Cosa sai? Che c'è Monica Ward come Ramma Femme, anche se qua comunque. Monica Ward. Ward. È figlia di Luca. Sorella di Luca Ward. Allora, è Ward. Sì, giusto, perché no, scusami, sorella di Luca Ward. Monica. Vediamo il cartello di Ilaria Stagni. E ti posso dire un'altra informazione? Posso dire anche un'altra informazione? Il motivo per cui ho scelto Ilaria Stagni. Quando l'ho visto io, a lui ho detto: Ilaria Stagni, la doppiatrice di Lisa. Poi ho detto: no, non è Lisa, è Bart. Quindi già questo è un grande aiuto. Anche perché ci dormiamo con la sua voce. Io sono indecisa tra due in ogni caso. Sono indecisa questo? Tra la cane e shampoo. Quindi. C'è ancora il nostro aiuto. Vabbè, riprendo il vostro aiuto. Dai. Ti prendi il nostro aiuto. Quindi da questo momento in poi tu non hai nessun aiuto. A quante domande ci sono ancora? Aspetta, prima che. Ah, aspetta. Uno? No, due cose. Allora, questa abbiamo fatto, lasciamo perdere. Una. No, per capire se mi conviene usare l'aiuto in tre. Altre tre ce ne sono. Quindi lo potresti utilizzare. Sì, forse questa è l'ultima da 5, sì. Ah, ok, vabbè, dai. Allora, tu cosa avevi? Lo posso dare io l'aiuto? Cattivo? Cattivo? Cattivo. Vabbè, no. Cosa sei indecisa? Tra cane e shampoo. Sei sulla giusta strada. Esatto, questo è il nostro aiuto. Lo sto dicendo pure io. Sei sulla giusta strada. Grazie. Vediamo, un 50 e 50. Io so che c'è Stella Music e non mi ricordo se fa shampoo o cane. Music? Come si chiama? Dai, Stella... Il cognome è Stella musicale. Stella, la quella di... Stellina. Si avvicina la mucca nella panna. No, io pensavo che e ci facciamo la carbonara. Io pensavo che dobbiamo mangiare una stella. Che era una teccia buona. Ma perché preghi? Veramente non stavo pregando. Però effettivamente dovrei pregare. Stai pregando alla Madonna. Alla chiesa unica, unificata. Sì, quella, esattamente quella. Andiamo a guardare il nostro video di approfondimento di Jim Plotti. Quindi, Ilaria Stagni. Lui gli ha dato un suggerimento enorme. Grazie. Se tu riuscissi a collegare, io l'ho servito in un piatto d'argento. Infatti sì, quella cosa non la volevo dire. Ma hai visto quanto la stavi aiutando? No, ma io lo so, cioè. Ma non lo sai, però... se non avessi dato una risposta. Ah, seppur sbagliata l'avessi data. Sì, ma io sono indecisa sempre a quei due, non mi ricordo esattamente. Allora, noi ti chiediamo gentilmente la risposta. Una sola risposta. Due. Questa volta una. Vabbè, non sei domanda. Ma in questo caso non si può fare un'eccezione e farne due, no? Ah, no, lo potremmo anche fare. Però no. Quando? Okay. Cioè siamo stanchi, sporchi, avviliti, ma non scemi. Vabbè, io sì, però. Ma da sempre, cioè. Non è una novità. Beh, faccio. Dico a cane. A cane. Quindi dici la E. È la tua risposta definitiva. Sì. La accendiamo. Sì. Non riuscivo a ricordarmi le voci, quindi. No. Ti faccio riprendere i punti. Domanda da 3 punti. Che lavoro fa Uggio? A. Pattinatrice. B. Maestra di arti marziali. C. Chef. Di cameriera. Chef. E soubrette. C'è anche lei. Ah, no, vabbè, dire chef. È la tua risposta definitiva. Lei prepara poco con gli occhi. Quindi è la tua risposta definitiva? Sì. Chef, accendiamo? Sì. Ed è giusto! Sul sito che noi abbiamo consultato esce come Okonomiyaki chef. O crepa chef. Crepa per la versione. Crepa chef. Ah, questa è la partorita del suo cervello. Oh. Un'altra parte del suo cervello. Allora, secondo me la sai in realtà poi. Però va bene. Cosa accade se Ranma si scioglie il codino? A. Perde la sua forza. B. Sviene. C. I capelli crescono senza fine. D. Rimane caldo. Tipo suo padre. Dai, i capelli crescono così avventata?
Sì. Sei sicura? Sì, tanto ormai io devo fare. E la tua risposta per 5 punti. È vergogna anche per me quella di andare di 5 punti, ah? Sei sicura che te la vuoi buttare così? I capelli crescono senza fine, ramma. La accendiamo? Ed è giusto. Con cosa legava il codino, ramma? Mi dai un punto in più? No. Col pelo di Non proprio. Se mi dato un punto in più lo dico. Lo dico io, me lo prendo io la prossima volta. Allora, lo metti in background. Ho capito, dato tutti i punti gratis e quando ma sei andato benissimo, che punti vuoi? Comunque non ti facciamo manco la grazia, sto non ti facciamo era il baffo di drago. Sì, io so però. Ma il baffo di drago era preso dalle palle. Era preso dalle palle del drago. No, non era Shenron. Cos'è rimasto? Solo quella? Mi sono dissimiso. Non mi conto. Ultima domanda, molto semplice. Un punto. Così chiudiamo in bellezza. Qual è il colore dei capelli di Akane? A, blu, B, neri, C, rossi, D, biondi. Ma sai che è difficile, perché sono blu o blu o neri. Siamo sempre là, ragazzi. Sì, ci vogliono sempre, sempre là, due. Ti rendi conto. Ci vuole provare, ragazzi. Noi non ce la faccio più. Sempre due rispondi. Se tu gli scrivevi che colore è il cavallo bianco di Napoleone e c'era grigio e bianco, lei diceva, forse grigio. È grigio. Vabbè, comunque, sporco. È grigio quando si sporca. Comunque dico blu. Quindi non neri. Sei sicura di questa cosa, giusto? Quindi là, il blu è capito, raga. Tipo Marge. Immagini la cane con i capelli di Marge. Possiamo sciappare. Non posso sciappare. La voglio qua che andare bene. Quindi? La pigli ce l'ha marroncini, l'altra ce l'ha un pochettino un po' più chiara. Allora io non mi ricordo. Sì, ramma ce l'ha rossi. No, ramma ce l'ha rossi versione femminile, neri. Gemma è senza capelli, sondendo ai capelli neri, col baffo. Tipo Bina Moretti. Basta, mi dico blu, che palle. Hai i capelli come Marge Simpson, sì. Definitiva. O come un puffo. Sì. I puffi hanno capelli. No, però sul blu. La accendiamo? Ed è giusta! Hai i capelli blu di Marge. Facciamo il conteggio dei punti. Facciamo il conteggio. Oh, questa qua. Ragazzi, uso la calcolatrice perché sono wow! Sono troppo stanco e scemo. Certifichiamo che tu hai totalizzato 25 punti. A me lo sto sfondando. Hai passato la sufficienza. Abbiamo dei ultimi commenti prima di chiudere. Comunque. Ah, si è staccata questa telecamera. Questa telecamera è morta. Ah, ok. Va bene, sì. Comunque, niente, io direi solo che probabilmente farò una petizione contro di voi perché non mi hanno applicato la grazia come l'hanno ricevuto anche loro. E non capisco questa discriminazione. Non sono d'accordo. Volevo rispondere con due risposte alla volta. Questo è colpa tua. Perché colpa? Perché voi due vi alleate. Perché? E quando siete divisi vi fate gli aiutini. Ma quali aiutini? E poi mi c***o. Tutti e due. Ma quando mai? Ma se l'abbiamo comunque aiutato! Ma ti abbiamo detto Ilaria Stagni! Ma ti ha detto Bart Simpson, gli ha dato quell'aiuto. Oh, vabbè, la cosa è. Te l'ho servita, te l'ho servita. Ah, non mi ricordavo però la voce di shampoo, quindi non posso collegarla a quella di Bart. La shampoo è la tipo così. Tipo qua di Bart. Però. Con l'accento cinese. L'accento cinese. Io non avevo collegato la voce di Bart a quelle due, se non me la ricordo, quindi. Benissimo. Awesome. Altro da dichiarare? Sì. Barney Stinson e Soso. Barney Stinson! Ah.